E abbiamo diverse situazioni chirurgiche. Okay, ci sono pazienti che sono più o meno avanti con l'età, abbiamo pazienti che sono non età proprio anagrafica, ma parlo di età della bocca. Questa è una mandibola, per esempio, schematizzata. Ok. E qua ci passa in mezzo alla mandibola il nervo, che poi esce qua dal mento e da, insomma, i rami al mento. È un nervo sensoriale quello che quando fa il mal di denti è questo, è il trigemino. Se ti paralizzo questo di nervo, per esempio lo trancio, non cambi i tratti della faccia perché è sensoriale, non è un nervo motorio, non è un nervo che dà il tono. Quello è il facciale, che quando uno gli viene la paresi facciale, non è un nervo sensitivo, ma è un nervo motorio il facciale, che ti tira tutto da una parte. Quando la bocca invecchia, perde i denti, per esempio, l'osso si riassorbe, in genere così. Poi va avanti, ancora usa la protesi e diventa così. A un certo punto qua il volume per mettere impianti finisce. Non si possono più mettere impianti. Allora lì avevano inventato le tecniche Hollon 4 o Hollon 6. Ti metto gli impianti qua, che poi qua davanti siano due oppure quattro, dipende da quanto spazio hai tra un nervo e l'altro. Il blocco di osso che puoi usare è o questo oppure questo qui dietro. Ma dietro è variabile, dipende da quanto tempo passa, se hai avuto protesi mobili dietro, oppure se hai avuto estrazioni, carotaggi di impianti, come ho detto prima, impianti con infezioni, ascessi, l'ascesso ti fa mangiare tutto l'osso. Cosa si può fare in questi casi? O semplifico e metto gli impianti dove mi è rimasto osso, oppure faccio la strada più lunga, ricostruisco l'osso. Inizio a mettere impianti qua e poi dopo metto impianti qua. Ok? È un viaggio in più. Però ho una percentuale maggiore qua di insuccesso, perché l'innesto non è detto che attecchisce. Anzi, a dire il vero, qua il 70% di innesto che metti lo perdi, perché qua è un osso poco vascolarizzato, non arriva da mangiare e l'osso muore. È un osso dove qua difficilmente attecchisce l'osso. Allora, in quei casi si tende nella mandibola inferiore o usare, se l'osso è a questo livello, degli impianti che sono corti, larghi e corti, si chiamano impianti short implants, corti. Okay? Ma delle volte non si possono neanche usare quelli. Oppure ho detto ricostruisco l'osso, oppure mi sposto il problema, sposto il nervo. Nervo. Sì, si può fare anche questo. Più delle volte ti rimane una paresi, 6 mesi, un anno, poi piano piano torna alla sensibilità. Faccio praticamente cosa? Una Funziona, botola. Faccio eh? una botola qua. Apro, prendo il nervo, passo un filo di sutura qua, un filo qua, lo sposto, avvito l'impianto e lo rilascio. È Si forma un semplice. vuoto poi. No, poi copri con una membrana e si ricrea osso. E hai praticamente che. Se prima c'era qua il nervo, l'hai spostato, hai messo qui l'impianto, ok, e hai fatto una botola qua laterale per poter vedere quello che facevi in maniera diretta. Ecco, questa è la trasposizione del nervo, un intervento semplice, non è difficile da fare. Si fa la botola con degli strumenti che vibrano e quindi abbradano l'osso, ma non abbradano il nervo, perché quando trovano qualcosa di morbido non fanno nulla. Sul molle, lavorano solo sul mineralizzato, su quello che è duro. Se no, cosa faccio? Faccio un prelievo di osso, un blocchetto, li vendono, e metto un blocchetto qua bloccato con delle viti. Non è niente di complicato, eh? Non pensate alla chirurgia come qualcosa da fantascienza, è alta carpenteria. Anche voi, se vedete un intervento di ortopedico, chirurgo ortopedico, non è che sia con tutta questa sofisticazione di strumenti. È logico, prendo un blocco, lo metto lì, lo avvito e aspetto che si nutre e si integra. Poi dopo cosa faccio? Ci metto gli impianti qua. Se no la tecnica più veloce, quella semplificata, è quella che vi ho detto di Malò, che fa questa roba qua, ne mette 6 o 4.
Ok, come si sceglie quanti impianti mettere? In base a quanto osso c'hai, non perché mi costa meno quello dell'altro. Ok, com'è che scelgo se usare questa tecnica, questa, questa? In base all'osso, poi? L'età del paziente, quanti anni deve stare in bocca alla protesi? 10 anni o 30 anni? Preferisco fare innesti di blocco su un trentenne. Se è un paziente di 50 anni, preferisco fare la trasposizione del nervo e bilanciamo. Se è un trentenne, non faccio la trasposizione del nervo perché il rischio di lesione poi fa tutta la vita senza baciare con piacere il partner. Perché se il nervo glielo ledo, ci sono. Poi, per esempio, il paziente che fuma molto, non gli faccio l'innesto di blocco, perché c'è il rischio che va in infezione. Okay? Se il paziente non fuma, il paziente ha 30 anni e vedo che l'osso ha una buona reattività, non ha preso farmaci, preferisco fare l'innesto da blocco. Okay? Specialmente le donne, cioè, parlate col dottor, per esempio, Jacob, lui ne fa tantissimi di questi innesti a blocco. Poi abbiamo tutti i chirurghi, ognuno specializzato in una tecnica. Quando c'è da fare una tecnica, va con quel chirurgo o quel maxillofacciale. Se si tratta di zigomatici, ognuno poi all'interno della clinica conosce delle tecniche diverse e quello è fondamentale. Quando L'insensibilità, perché un po' di poi insensibilità c'è, ritorna, torna. torna, torna, a meno che non tagli il nervo. Okay, ma quando lo stiri, lo tocchi, quello diventa insensibile, ha uno shock, però dopo i mesi torna. E questa è la mandibola. Se invece non ho più osso, supponiamo che ho un'atrofia proprio grave, grave, grave dell'osso, può finire che il paziente mette solo due impianti e su quelli una protesi che si attacca in plastica, in resina. Ma parliamo di pazienti di 80 anni. Okay, ma non posso mettere quel tipo di protesi su un paziente di 20, di 30 anni, di 40 anni, se magari c'ha molto osso anche, supponiamo che ha tanto osso. Questo, è fondamentale.